di tutto il pubblico che da una parte e dall'altra segue i susseguiti degli atleti di Matteo Razzi. Quarto, Smaila Sharfawi, anche nel romagnolo. Siamo al 19° chilometro e 500 metri per la gara femminile, dunque 1,5 chilometro dell'arrivo. Allora abbiamo una info importante per tutti gli atleti, sia della 10 che della mezza maratona, che c'è il ristoro finale a Palazzo Bellini per tutti e c'è anche il ristoro per celiaci. Quindi davvero molto importante, grazie Franci. Lo facciamo un grande applauso, sia bello in questa persona. Tra seduto delle ore complimenti, ricordiamo che potrete acquistare le foto andando sul sito della Tomatio Farto. Vediamo, è tutto anche molto così intimo, non lo scopre nessuno. Ma fatelo, cioè! Fermo del massimo, dai! Ragazzi, ce la fate ballare davvero, che c'ha voglia di ballare un pochettino. Nessuno qua che riesce veramente. Manca davvero poco l'arrivo della gara femminile, 5-3 minuti, a doppio incrocio, e poi di momento faremo scatenare Veronica, perché ne ha bisogno di lo scaricare. L'allegria va scaricata, no? Quindi ancora applausi per il signore Carrino e altri. Ecco l'altro atleta di Comacchio, Radica e Comacchio. E Mario Ferrioli. Grande Mario. Arrivo. Il trio delle meraviglie arriva a sé. Veronica, aspetta, c'è il pezzo grosso del podismo ferrarese, è lui, Daniele Vassalli. Allora, no, devo raccontare ancora questa storia, perché devi sapere che con queste meravigliose ragazze noi abbiamo condiviso la Rimini Marathon e abbiamo aspettato per i finish line celebrando questa sfida e questa storia, perché poi gli ultimi sono i primi e se la meritano. Allora, però dopo con loro posso ballare, vero ragazze? Lo sai un balletto con me? Allora mi metti un reggaetonino, qualcosa di un ballo di gruppo, quello che volete, avete un disco richiesta? La morte nel cuore? Allora aspetta che arriva la prima donna, quando arrivo non dovete fare, intanto ce la fate tra un minuto ragazze con me. Io Giovanni Luca Andrella, chiude la forza è buona, grande Luca, vinto. Quinto è questo. Comacchio al Star of Everywhere in the World, qualsiasi social abbiamo il fight. Diretta, diretta un attimo da noi, intanto che non arriva la nota, diretta Facebook. No, me lo chiami? Diretta Facebook, l'unica pizza con te. Attenzione, arrivo! Eiele Zeterest, Etiopia, va a vincere la Tomacchio Marathon, benedizione! Ladies and gentlemen, Eiele, la tua Eiele, ladies and gentlemen, she's the winner of the Tomacchio 2022 edition. Congratulations! Terza, domenica scorsa, la maratona di Verona. Così, gruppo sportivo il fiorino. Ma parla inglese, niente. Allora, ci abbiamo provato. E io come te la cambi, Alex? Guarda, sto studiando, credimi, la prossima volta arrivo con l'etiope così. Così. Arrivo sì, con un filo di gas. Allora, adesso perdonami, Robert, puoi rimettere una volta. È perché dobbiamo fare la diretta per dedicato alla Silvia e alla Solli. Quindi mi raccomando, poi scerate la nostra diretta e fatevela vedere con te. E anche con il pubblico, al ritmo di ciao ciao ciao, se ci abbiamo adesso.
fatto? È nostra, eh? Da parte. Ma scusate, la marathon o ballando con le stelle che non ho capito? Allora, guarda, vero che è un momento importante, la seconda in arrivo per la gara femminile. Elisa Carraro ha già preso gli ultimi 400-500 metri, quindi accogliamoci, prepariamoci a togliere con un grande applauso che merita la seconda testa della femminile. Elisa Carraro, Vincenzo Maraton. C'è la telecamera. Ormai agli ultimi metri ancora non siamo notizie della terza atleta, gli stacchi sono davvero molto molto importanti, chissà se riuscirà a migliorare il proprio personale di Carraro 1:23:24, potrebbe riuscirci, non è molto lontana, sarebbe davvero un successo la edizione, la prima edizione della Comacchio Marathon per lei con il personale. Vedo che conosci lo staff e li stai ringraziando. Posso ringraziare e salutare le ragazze che mettono la medaglia al collo? Pensa, si allenano, pensa, si allenano tutto l'anno in casa a mettere le medaglie, a togliere le medaglie tutto il giorno. Arrivi a casa e ti mette la medaglia, arriva il figlio e ti mette la medaglia. Pensa che lavoro, anche questo richiede allenamento. Guarda, metti la medaglia, togli la medaglia, e come? Dai, dai, togli la cera. Intanto io faccio questo intervento perché questo bambino sta cercando il suo nonno che si chiama... Domenico. Allora, intanto Daniele Trevisi, The Number Man, lo chiamiamo così, The Number Man, l'uomo dei numeri, lui che con tanta passione ha seguito gli atleti insieme alla nostra Giulia di TDS, del nostro timing, grande Franci, spacca tutto, la vedo insieme, gli occhi acceso, il sorriso, lo sguardo! Vai Caressa, indietro sul divano! Ci mancava solo quello! E poi sì, tantissimo, poi tu devi sapere, ma te l'ho detto, che io intanto pratico, corro, non bravo come loro, però vedere da qui è veramente molto molto bello. Gerardo, Giuliano, Francesco, 1:25, grandi ragazzi, well done. Ah vabbè, ma allora se mi mettono guacca guacca, cioè, ragazzi, con guacca guacca dobbiamo far ballare tutti, con guacca guacca. Ma il tuo ballerino dove è andato? Ballerino è lì, in zona, perché è più bravo ballerino che abbiamo fatto una gara. E lo voglio portare con me allo scritturo. Pronte ragazze? Allora, ci siamo, eh? Grande Leo! 2? Guarda! Well done.
che stamattina mi ha affiancato nella gara Kids. Morris, quante emozioni oggi a Comacchio? Tantissime, tantissime emozioni. Andata bene, sta andando bene, non è ancora finita. Io ho trovato anche un ballerino di ciaccia che cortesemente me lo strutturate per la prossima edizione tutto il tempo accanto a me. Ma io parlando a ballare rock and roll! Allora, Lopez, nel dubbio, se avessi anche un rock and roll e un cookie, io faccio un... No, ma che lo insegno io, Lea? Lea, ritmo del sangue, in 30 secondi, lei mi parte alla grande Andrea Nicola, con il Ferrara, grandi ragazzi, 9:27, sul cronometro, siamo ancora in attività, quindi devi dire subito dove ho comprato questi jeans, che li voglio anch'io. Ora, questa stagione, stupendi, mi compro domani, stupendi. La nostra Erika, la vicepresidente, accogliamo insieme Cristiano Gardini, grande Cristiano, 9:27:39. Erika, ci stiamo emozionando di tutto. Arriva Paolo, arriva Paolo, grande Paolo, grande Paolo, mai cattivato? Ah. Vabbè, allora dopo questa non mi prenderanno mai più a una gara della Corriere Ferrara. Io ho il cognome, detto, nel dubbio, nel dubbio. Va bene. L'onore e l'onore di accogliere one by one tutti i finisher della Half Marathon. Io mi trasferisco purtroppo per voi alle premiazioni, perché andrete con la mia piacevole compagnia, vado a premiare i vincitori. Erika si lamentano, non voglio, non me ne vado, non... e non ho pagato, pensa te Alex, mi hai dato anche 10 euro. Sapere, io faccio il giro, 50 euro a lui, 30 euro a lei, io pago, ho pagato anche il signore. Dani, a te il microfono, te Alex vince, io vado a fare le premiazioni. Attenzione, abbiamo la terza e la quarta che sono vicinissime, sono Ramona Barbieri e Greta Pistolato, vediamo chi delle due riuscirà ad acciuffare il gradino più basso del podio. Sono già passate da via del Rosario, dovrebbero essere veramente molto vicine. Dovrebbe essere fatto il numero 869 e invece il 471, Greta Pistolato! Terzo posto dunque per lei, acciuffa il gradino più basso del podio. Ah, c'è, non l'ho più vista. Dunque Ramona Barbieri, Ramona e Solero praticamente insieme. Complimenti a loro. Dunque, terzo posto per Ramona Barbieri, quarto posto per Greta Pistolato. Allora, un ringraziamento, non so se la vedremo, Bottoni era uscì a Radio Trono. Ha detto che vale le cose non venirci. Beh, strano, non l'avrei mai detto. E pensate che non ha ancora iniziato a bere, io ero così come. Infatti quello mi manca. Allora portate un po' di vino, uno spritz. Sono il vino di spritz. Sono i neuroni che se ne vanno. Oh, fatelo questo applauso, bello, quando vi accogliete, con questo entusiasmo, con questa energia. Dopo 20 chilometri, tanta fatica, tanto sudore. Credo che con il Ferrara sono tutti con il Ferrara, credo che siano più di 100 i partenti con il Ferrara iscritti a questa mezza maratona. Ragazzi, voi dove siete invece? Rodrigo, ancora bene, va a iniziare a Ranito o qualcosa del genere.
1500, quindi solo lui. Certo che ora di sera io non so che sforzo avrà fatto, poi magari qualcuno mi sta facendo una lista. O ci dà il video dopo. Può essere un'idea. Guarda che brave, guarda, specializzate in medaglie. Possiamo chiamare le medagliatrici. Ma questo è un lavoro, loro si allenano 7-8 ore al giorno, mi hanno detto, eh. È una professione, perché tra l'altro poi le vediamo spesso in varie gare, quindi sono veramente... Ma guarda che adesso fanno i corsi, eh. Adesso c'è il corso, fai 2-3 settimane per mettere le medaglie. Perché poi il problema è non intrigare, perché il problema è se l'atleta arriva troppo forte e tu lo prendi, fai tipo un lazzo, poi succede che arriva, lo lascia il collo. Infatti stavano pensando di metterlo nell'astico, il cordoncino, per evitare il problema. Altro arrivo al femminile, chi è Giulia? Dei 102. Michele passa la minca su. Undicesima con il pettorale numero 602, Francesca Tartari. Anita, sicuramente anche lei, amico. Non la sto attenta. C'è anche questo. Un comacchiese, un altro comacchiese all'arrivo. Dai, stai tenendo il conto, quanti ne mancano adesso? Meno di prima. Pensate che Dani, quando fai il risotto, conta anche i chicchi di riso. Pazzesco! Quella con Dani Fagioli. Non erano i quiz, i quiz delle vecchie, quella. Com'è andata? Ti seguo, com'è andata? Sei contento? Che tempo hai fatto? 1.38. Personale? 1.38. Bravo, grande! Chiedimi quanto farà dopo domani? Poi, io chiedo, tanto poi uno può dire quello che vuole, c'è il suo personale onore, se non lo sa. E sono 12, sono il taglio per la gara femminile. Scusa Dani, sì. Puoi chiedere alla ragazza che è appena arrivata dove si comprano quegli addominali? Adesso vado a vedere. Perché li ho cercati su Amazon ma non li ho visti, guarda, e qua davanti posso sapere che... Ha detto che te li presta! No, perché io li sto cercando da anni ma non riesco. Scusa, dove si comprano quegli addominali? Allora sai che devi fare? Non devi mangiare la Nutella alle 10 di sera, te lo dico, è solo questo, sappilo. La mangiamo noi! Ancora fuori Ferrara, ma quanti sono? Tantissimi, questo è Paolo! Paolo Guidi! Guidi lei! Guidi lui! 709, Giulia, cosa hai fatto? Vai, guarda che bello arrivo, guarda che bello arrivo! Salutatemi, applauditemi tutti quanti! Complimenti! Allora, tutti, guarda l'entusiasmo, guardali, accogliamoli! Il cronometro si ferma, ma la soddisfazione, volete chiedere la soddisfazione di correre oggi a Covacchio? E sta arrivando una ferrarese, Elisabetta Rimesi, pettorale 648! Cavolo, mi dispiace, ma perché pensi con i palloncini che non mi mette mai? Perché se no mi metto anch'io, no, devo passare i tempi. Magari ti mettiamo un centinaio, allora ci alzano leggermente. Adesso potreste regalarle ai bambini che ci sono in giro, gli faranno la caccia sicuramente. Vedete che in questo momento arrivano a frotte,
qualità, cioè dei soft, siamo verso la metà, quindi arriveranno decisamente molto molto ravvicinati e poi si allungherà ancora la fila, molto di più verso, verso la fine. Marco! Marco! È arrivato il Marco! Adesso abbiamo Euro, penso una volta se è stato più famoso. Ragazzi, questa ve la spiego dopo, mi raccomando, se non l'avete capita, Marco, euro, lira, dollaro, dopo ve la spieghiamo. C'era anche Franco prima. Mentre Alex gli chiede l'approccio. Ho trovato un fan, forse ascolterebbe Bruno. Pensa che il comacchiese è un dialetto molto particolare, perché è una lingua che parte ben diverso dal carrese, dal emiliano, dal romagnolo, un dialetto veramente molto particolare, anche difficile da capire. Quindi non basta allungare le parole, no? Non è quello, ha un ligatore. A L è carrese. Ah, ok, allora chiedo scusa. Mi sono fregato. Te lo regalo. Tra l'altro sono anche un'altra particolarità, pochi cognomi, tra virgolette, molte persone si chiamano con stesso cognome. Abbiamo tipo i Fogli, i Farinelli, poi ci chiamiamo, lei che è di Comacchio. Ragazzi, benvenuti alla magra che è di Comacchio. Adesso procederemo con... giusto, Bussi! Sembra di stare a scuola quando facevi l'appello. O quando facevi il militare, ammesso che tu l'abbia fatto il militare. Teoricamente io ho fatto perché sono molto più vecchio di te, tu potresti non averlo fatto. Io ho fatto il militare, io ti do una notizia. Sei nato prima dell'85. È abbastanza. Abbiamo già scoperto che... Abbastanza. Dove hai fatto il militare? Io ho fatto il vice del fuoco, anzi se c'è qualche pompiere in giro... Siamo orgogliosi del corpo del vigile del fuoco. Arriva il fratello. Eccoli, Luca Paolo, Vittoria Cavalieri d'Oro, da Comacchio, grande, bravissima! Sei contenta Vittoria? Sei soddisfatta? Ti abbiamo visto anche sui social pubblicizzare l'evento della Comacchio al Marathon, brava, complimenti! Ore 45 di corsa. Si è perso? Ma perché? Ma dai, davvero? Dai, dimmelo quando arriva che ti passo il microfono. Devi arrivare il marito. Ti passo il microfono, sì. La sua prima mezza maratona. Paola Gelli, pettorale 644, ciao Paola! Speriamo che non sia l'ultima però, Ciao Paola! Com'è andata Paola? L'hai messo un'ora e 44 circa? Sì. Dai, tanto ormai fai le 50 km, l'ultima maratona e via! Allora, voglio conoscere questa signora che viene da... Rovigo! Volevo chiedere cosa Rovigo, Ranita, che conosco benissimo il gruppo. Sono veramente tanti. Quante medaglie mi sono rimaste? Ecco, lui è un pompiere, guarda! È un pompiere! Grandi, vice del fuoco, capiti! Sempre nel cuore! Viva i vigili del fuoco! E fanno anche i campionati, proprio i vigili del fuoco, sulla maratona. Noi eravamo, veniva da Padova, Michele Bedin, un grande pompiere. Chi è Paola questa? Paola, due mani! Grande Paola! Ciao! Ciao Paola!
ci sei? Fatemi sentire un applauso per quelli che stanno guardando, forza! Alzatevi le mani anche se non vi conosco. Allegria, città, via! Ha fatto la rima? Sicuro è poeta. Matematico, geografico e poeta. Cristiano, la Formignana. Quelli che stanno arrivando in questo momento corrono sopra i 5 al chilometro e già dovuto percorrere. L'ambulanza è qui vicina, lo accompagniamo? Vicino dell'ambulanza? Va bene? Scusi, scosta su, con la telecamera. Qua su va bene? Il trucco qua? Il trucco, grande Manu! Manu, come è andata? Tutto bene? Dai, e quando è stato bello il percorso? Hai visto i pericolosi, no? Perché bisognava entrare dentro le mani proprio. Fardella? È Fardella! Grande Fardella! Ricordo che le premiazioni sono super! Quindi Diego Torres Premio vada a tre punti, Lucia Veronica che va a fare le premiazioni. Forza, forza, entusiasmo, allegria, lo so che è dura, è fatica veramente, ma credo possiamo essere veramente soddisfatti di aver portato a termine questa prima edizione della Robacchian Marathon, targata ancora in Ferrara. Niente.
domani anch'io, quindi siamo qua così. Però ho visto un sacco di gente. Loro hanno i numeri però di quelli che sono fatti, se vuole chiedere. Thank you.
Siamo sempre Alex, la musica di Radio Bruno che ci sta aiutando. Thank you.
Parigi, Deborah, e Davide, Davide Monti, ecco, parente, come vediamo 25.
stiamo regalando Nadia e Antonio, gruppo milanese, bravi ragazzi, complimenti. 2 giugno a Vigarano, camminata, benissimo, ci vediamo il 2 giugno. Sulle mani, tutti e tre così, bene. Allora, il compiente signora mi sembra un po' mi facciamo una domanda discreta, sono fidanzati, sposati, fidanzati, dai, avrei detto vicini di casa, così giusto vista l'altezza, avrei detto che abitano la stessa via, ma non se ne porgono mano nella mano. È interessante, questa cosa devo. Ma lui secondo me, lui è uno che di notte mano nella mano. Con le sue. Poi quando ti svegli che ce l'hai qui attaccata, che ti dice buongiorno. Sai, alle 7, alle 8 del mattino, con quell'alito che sta un po' di... lo chiamavano Trinità. Esatto. Ancora faccio il cazzone, ma veramente... E quasi tutte signore, va bene, con la matematica che ho detto prima non conosco, pensateci voi a fare i conti. Ecco, sicuramente loro non sono vicini di casa. Per combattere la gara ci deve dare una spiegazione, come mai i colori diversi dei calzini? Mi danno alla merenda del lago di Pallaro. Prego, la tunica da un'indagione sai. Ah, hai capito? Perché costano meno, ne andare, c'è una sporca. Ma fare bello, devo dire, lo faccio anche la prossima mezza d'ora. Sì, magari fate scarpe più destre, due sinistre. Guarda che arrivano insieme, guardale ancora. Allora, loro sono chiamati marini, scommetto. Si vede dalla maglietta. Vanno i marini, pioggia. Quello che succedeva a Barracuda è rimasto a Barracuda. Come figlio di bambina a Barracuda. Ma una volta la lasciamo delle belle bambine. Stefania e Sabrina. Con cui vorrete che in Barracuda c'è ancora un vestito di tanti signori. Se toccavi non lo vedono le volte. No, se toccavi io vorrei fare un parcheggio, non lo sai niente. Chi lo scopa Giulia? Non lo sai, vero? La Trentina? Quindi facciamo il countdown? Meno 29! Niente come capodanno, eh? Al 3, 2, 1... Scusa, chiedi un attimo se ti fa la strobo il fotografo con... Visto che la canzone c'è, se ci fa l'effetto strobo per le ragazze che sono contente, mi sembra di tornare un attimo... regionale, le gare di strada.
Si chiama sullo schermo.